Bene, buongiorno a tutti. Chiediamo scusa per questo piccolo ritardo che c'è stato all'inizio della trasmissione in streaming. Benvenuti alla seduta di laurea in Ingegneria dell'Informazione e seduta di laurea magistrale in Ingegneria Informatica dei Sistemi di Telecomunicazioni. La seduta è congiunta fra i due corsi di laurea, un corso di laurea triennale e un corso di laurea magistrale. E la commissione è composta dai professori Giuseppe Raniti, Martina Bevacqua, Claudia Campolo, Gianluca Lacks, Antonella Molinaro e Roberto Nardone. Io sono Francesco della Corte. È la seconda volta che, diciamo, ci riuniamo telematicamente per decretare il raggiungimento del più importante obiettivo nella vita di uno studente universitario, che è appunto il raggiungimento della laurea. Oramai sono 2 mesi, diciamo, che le attività accademiche proseguono in modalità telematica. Direi che il bilancio è tutto sommato positivo, i corsi si sono svolti regolarmente, sta per finire il secondo semestre, non ci sono stati particolari problemi. Le lezioni sono risultate, diciamo, anche molto efficaci, tutto sommato, anche questo è il feedback che abbiamo ricevuto dagli studenti. E gli esami stanno anche, diciamo, lentamente, si stanno standardizzando le modalità di esame. Fra poco inizierà la seduta, diciamo, il periodo di esame estivo. Noi docenti facciamo continuamente riunioni, insomma, c'è un'ottimizzazione anche nei tempi, come dire, della nostra vita, diciamo, lavorativa, vita accademica, e che tutto sommato non è stato un fatto del tutto, negativo. Certamente però una seduta di laurea, diciamo, non rientra negli standard, è un evento talmente importante che, insomma, c'è sicuramente una componente emotiva molto forte nei candidati, ma anche, devo dire, da parte dei docenti, perché, insomma, è il momento in cui effettivamente vediamo, come dire, raggiunto questo obiettivo. Abbiamo conosciuto questi studenti in alcuni casi 3 o 4 anni fa, in altri casi anche molto prima, per chi consegue una laurea magistrale. Insomma, siamo, come dire, c'è una vicinanza anche emotiva a questi studenti, e quindi, insomma, anche per noi la seduta di laurea è un momento, diciamo, di una certa intensità emotiva, appunto. Vabbè, comunque, possiamo cominciare, io direi di cominciare. E il programma prevede innanzitutto il conferimento delle tesi, presentazione delle tesi da parte dei candidati al conseguimento della laurea in Ingegneria dell'Informazione. Abbiamo oggi 5 candidati, che sono nell'ordine, Anna Biondo, Francesco Fotia, Alessia Laino, Marco Antonio Praticò e Giuseppe Princi. Poi abbiamo 2 candidati invece alla laurea magistrale in Ingegneria Informatica dei Sistemi di Telecomunicazione, che sono Salvatore Dabbene e Vincenzo Rescigno. Allora, io direi di passare la parola alla signora Anna Biondo, la quale presenta una tesi dal titolo Un client OMA, LWM2M, machine, immagino, per nanosatelliti nell'Internet of Space Things, di cui è relatore il professor Giuseppe Araniti e correlatore ingegner Giacomo Genovese. È tutto pronto, prego, Anna può cominciare. Sì. Ok. Buongiorno a tutti. La mia tesi tratta il seguente argomento: un client OMA lightweight machine to machine per nanosatelliti nell'Internet of Space Things. Al giorno d'oggi sentiamo sempre più spesso parlare di Internet of Things, ma che cos'è? Esso non è altro che l'evoluzione della rete Internet tradizionale, costituita non più solo da utenti, ma soprattutto da oggetti. L'IoT, infatti, è la rete in cui gli oggetti fisici, acquisendo intelligenza, sono capaci di connettersi in modo autonomo alla rete per poter raccogliere, elaborare e trasmettere informazioni sia sul loro stato che sul mondo reale. Gli scenari in cui può essere applicato l'IoT sono molteplici, che variano dal campo del trasporto fino all'agricoltura e all'aerospazio. La presenza crescente degli oggetti nella rete però porta a dei problemi, che sono l'eterogeneità, la scalabilità, l'identificazione, il plug and play, la ricerca e l'individuazione,
risorse vincolate, gestione della qualità, mobilità, sicurezza e privacy. Un altro elemento importante del mondo IoT è il virtual object, cioè l'oggetto virtuale. Questo è la controparte virtuale dell'oggetto fisico e può essere associato ad uno o più servizi. E grazie alle funzionalità introdotte con l'utilizzo del VO, tra cui abbiamo descrizione semantica, consapevolezza del contesto, gestione cognitiva, indirizzamento e denominazione, ricerca e scoperta, gestione della mobilità e autenticazione, è possibile risolvere parte dei problemi presentati prima nell'IoT. Con l'implementazione dell'IoT in ambito satellitare nasce il nuovo paradigma dell'Internet of Space Things, il quale ha come obiettivo quello di potenziare i servizi già presenti nell'IoT e di garantire una connessione continua in ogni parte della Terra. Questo non è, per fare ciò non sono più, non bastano più i satelliti tradizionali, ma viene utilizzata una nuova classe di satelliti miniaturizzati chiamati CubeSat. Questi hanno delle dimensioni molto piccole, un peso inferiore ai 2 kg, e sono stati sviluppati in ambiente satellitare, in ambiente universitario con componenti COT e, a differenza dei satelliti tradizionali, sono molto più economici e hanno tempi di produzione più rapidi. Sono situati nella bassa orbita Leo, a 500 km dalla Terra, e le funzioni che questi svolgono sono la trasmissione dei dati e la funzione di rilevamento. Ogni CubeSat è costituito dalle seguenti componenti base, che sono la struttura realizzata in alluminio, il sistema di lancio per la messa in orbita, dove il più utilizzato è il P-Pod, il sistema di alimentazione costituito dai pannelli solari, che rappresentano la fonte principale di energia, e le batterie che entrano in gioco nel momento in cui il CubeSat non viene illuminato dal sole. Abbiamo poi la scheda di gestione comandi e dati che gestisce i dati scientifici della piattaforma, il sistema di comunicazione che appunto permette di mettere in comunicazione il satellite con la ground station, il sistema di controllo e determinazione dell'assetto che garantisce la stabilità dei carichi e infine i payload possono essere di vario tipo come per esempio telecamere, sensori e attuatori. Ci possono essere 2 tipi di collegamenti: il collegamento intersatellitare che mette in comunicazione i CubeSat e il collegamento terra-satellite che connette la ground station proprietaria al CubeSat. La diffusione di questa nuova tecnologia ha fatto sì che il numero di nanosatelliti in orbita aumentasse sempre di più e che quindi con il conseguente aumento dello spettro di frequenza. Per non compromettere la comunicazione, si è pensato di creare una struttura che permetta l'utilizzo di onde millimetriche e bande di frequenza dell'ordine di terahertz. Per fare ciò sono stati quindi introdotti la comunicazione multibanda e le antenne multifrequenza. La proposta progettuale esaminata in tesi va a considerare uno scenario multi-tenant in cui si ipotizza la creazione di una rete globale satellitare, nella quale i CubeSat vengono interrogati anche dalle stazioni non proprietarie e possono fornire loro delle informazioni, questo grazie all'implementazione del client. Le tecnologie che vengono utilizzate sono l'edge computing, che elabora un'enorme mole di dati generati dai dispositivi nei loro nodi di bordo della rete ed è adatta ad applicazioni che, come nel nostro caso, sono soggetti a movimenti continui, e che quindi si ritrovano ad elaborare molte informazioni anche in aree geografiche diverse. Poi abbiamo il Software Defined Networking, in cui il piano di controllo della rete e il piano di trasporto sono separati logicamente e ciò permette la gestione centralizzata ed intelligente dei componenti hardware tramite software. E infine il Network Functions Virtualization, che effettua la virtualizzazione di intere classi di funzioni di un nodo in blocchi elementari che vengono poi smistati ai nodi destinatari basandosi sull'evoluzione del traffico di rete. Grazie all'utilizzo di queste tecnologie si hanno dei miglioramenti in termini di archiviazione, latenza di risposta, consumo di larghezza di banda, affidabilità e sicurezza della rete, continuità del servizio. Il protocollo IoT scelto è OMA Lightweight Machine to Machine, uno standard leggero e compatto che permette la gestione in remoto di un'ampia gamma di dispositivi grazie all'utilizzo del sistema client server, che fornisce delle risorse e dati personalizzati.
Inoltre, questo standard si avvale del protocollo di comunicazione COOP che fornisce un modello di richieste e risposte tra gli endpoint e integra ulteriori servizi dati. L'architettura che viene proposta è la seguente, a differenza di quelle tradizionali standard in cui il satellite diciamo, entra in contatto, entra in comunicazione solamente con la propria stazione, in questo caso tutti i satelliti vanno a comunicare con molte ground station. La piattaforma, come vediamo, l'architettura è costituita dai Vigro Virtual Satellite, ovvero i Virtual Object del CubeSat, e dei rispettivi Virtual Payload. Una volta che il CubeSat avrà acquisito tutti i dati, questi verranno inviati in parte alla ground station e in parte ai consumer, cioè alle applicazioni esterne, utilizzando un middleware fornito dalla ground station. Come possiamo vedere, i consumer, in questo caso si interfacciano direttamente con il virtual object senza dover andare ad interrogare, o collegarsi con il satellite. Le procedure, che andiamo ad analizzare sono le procedure di registrazione e migrazione del client OMA. La procedura di registrazione si ha nel momento in cui il CubeSat 1 entra nell'area di visibilità della Ground Station 1. A questo punto inizia uno scambio di messaggi nel quale viene effettuata la richiesta di registrazione. Una volta verificata, una volta controllata, diciamo, la richiesta, la Ground Station manda un messaggio al client per autorizzare o meno la registrazione. Una volta che viene autorizzata, si ha uno scambio di informazioni fino a quando il satellite rimane all'interno dell'area di visibilità. Questo protocollo, ovviamente, questa procedura è supportata da diversi protocolli di sicurezza, come per esempio il DTLS, che è quello offerto da OMA. Quando il CubeSat sta per uscire, in questo caso il CubeSat 2 sta per uscire dal cono di trasmissione della Ground Station 1 e quindi sta per entrare in quello della Ground Station 2, si ha la procedura di migrazione. La prima operazione che viene effettuata appunto è la richiesta di migrazione, dopodiché si ha l'immagine del container che viene istanziata nella Ground Station 2, la copia e la migrazione del data volume ed infine l'esecuzione del container nel nodo destinatario. Una volta per tutto il tempo in cui è in atto la procedura di migrazione, il nodo destinatario e il nodo di origine rimarranno sincronizzati. Una volta terminata la procedura, la copia presente nel nodo di origine verrà eliminata completamente. In conclusione, possiamo affermare che la tecnologia satellitare si muove verso la miniaturizzazione dei satelliti che supporta e promuove in modo efficiente la comunicazione in scenari multi-tenant e permette di creare una rete sempre più connessa ed operativa. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a lei per la presentazione molto chiara. C'è qualche domanda da parte dei componenti della commissione? Qualche curiosità? Sì, io avrei una curiosità, sinceramente. Prego. Mi interessava la questione della procedura di migrazione, poiché è una procedura molto delicata in tutti i sistemi critici, anche insomma in altri domini, non solo questo del satellitare. Ha fatto anche una stima del tempo necessario a portare a termine questa procedura? Sì, chiaramente i termini vengono definiti, anche il termine, diciamo, anche il tempo che gli CubeSat impiegano, diciamo, rimangono all'interno del cono di trasmissione è definito, e quindi diciamo, questo, il tempo impiegato, diciamo, è a conoscenza, i server sono a conoscenza del tempo che viene impiegato per questa procedura. E vale la stessa cosa per la procedura di migrazione, quindi sì, sono dei tempi, diciamo, ben precisi, conosciuti dal sistema. Ok, quindi sono, diciamo, attività anche in alta affidabilità. Perfetto, grazie. Grazie a lei. Grazie, qualche altra domanda? Altrimenti procediamo. Bene, ok, grazie signorina Biondo e possiamo passare al prossimo candidato che invece è il signor Francesco Fotia.
il quale ci parlerà di un simulatore in Python per un protocollo innovativo di multipath routing. Il relatore è il professor Nardone, correlatore l'ingegner Musarella. È pronto? Può cominciare, Sì, prego. ok, la tesi che ho realizzato è... Buongiorno a tutti, inizialmente la tesi che ho realizzato è un simulatore in Python per un protocollo innovativo di multipath routing per le smart grids. Le smart grids consistono nell'evoluzione della rete elettrica, infatti si vuole rendere quest'ultima molto più intelligente per avere nuove funzionalità, come ad esempio ottimizzare l'uso dell'energia per evitare dei problemi nella rete, rendere la rete molto più amichevole per il consumatore, ovvero mandando in real time i dati del consumo, e presentare le componenti self-healing, ovvero autoriceneratrici. Tutto questo viene effettuato grazie a degli agenti intelligenti integrati nelle smart grids. Questo agente è un'entità in grado di comprendere l'ambiente grazie ai sensori che lo utilizzano, utilizzando i sensori. Nelle smart grids non si utilizza un singolo agente, ma si utilizza un sistema masso, ovvero multi-agent system, quindi tanti agenti che hanno lavori diversi ma hanno lo stesso obiettivo. I due principali approcci per il routing sono l'approccio single path e l'approccio multipath. L'approccio single path consiste in nodo memorizza solo il path migliore, e quindi, mentre l'approccio multipath consiste al nodo di memorizzare tutti i cammini possibili nella rete. L'approccio single path è molto facile da utilizzare ed è sempre realizzabile, ma rispetto al multipath, che è un po' più complesso da realizzare. Non è sempre utilizzabile perché non è possibile che nella rete esista sempre un path disgiunto. Mentre però il single path ha diversi svantaggi, come ad esempio ha un ritardo molto alto, ha una bassa fault tolerance e una latenza alta, mentre il multipath aumenta la fault tolerance grazie ai path alternativi, ha una latenza molto bassa e ha un ritardo basso. Nelle smart grids si deve avere un giusto controllo dell'energia usata e un controllo dei costi. Per assicurare che i messaggi scambiati nella rete abbiano una certa proprietà di consegna e una comunicazione sicura ed affidabile. Con questo che voglio dire? Che se il nodo A vuole comunicare al nodo C, il messaggio arriverà al nodo C con una proprietà di consegna di 0,8. Mentre se A vuole comunicare a B, per calcolare la probabilità di consegna si effettua il prodotto per i nodi di passaggio, che sarà 0,8 per 0,8, che è uguale a 0,64. Si è ideato un algoritmo che invece utilizza il multipath. Questo algoritmo è stato definito dal gruppo di ricerca del DS e consiste, invece di utilizzare il path migliore, di utilizzare tutti e due i path, quindi utilizzare anche D. Infatti la probabilità si calcola con 1 meno la probabilità di perdere i pacchetti su entrambi i percorsi. Effettuando questo calcolo notiamo che infatti utilizzando tutti e due i path si ha una fidabilità di uguale a 0,37, quindi si può notare che è migliore rispetto al single path. Gli obiettivi della tesi sono simulare un protocollo di approccio multipath e in questa simulazione mandare dei messaggi per analizzare il trade-off tra i numeri di pacchetti che circolano in rete e l'incremento della probabilità di consegna dei pacchetti. Il simulatore è stato realizzato utilizzando il linguaggio di programmazione Python. Il simulatore contiene quattro classi, due classi container che sono la classe tabella di routing e la classe messaggio. La classe tabella di routing contiene la destinazione, il path availability, quindi la disponibilità. Contiene il next hop, quindi la prossima fermata, e l'hop, quindi quanti salti si devono fare per arrivare nella destinazione. Mentre il messaggio contiene il mittente, quindi chi crea il messaggio, e la tabella di routing che si vuole mandare a un nodo. La classe nodo invece possiede un nome che è il suo identificatore, un insieme di vicini e una tabella di routing, che sono due in realtà. Quando si crea un nuovo cammino, ad esempio un nodo A diventa vicino al nodo B, i due nodi si aggiungono subito come dei vicini e poi si aggiungeranno nella tabella di routing, ma si farà una verifica. Se si conosce già questo nuovo cammino, allora si verifica se questo nuovo cammino è più affidabile rispetto a quello precedente. Se lo è, allora si memorizza e si cancella quello vecchio, se no si scarta. Se non si conosce questo nuovo cammino, allora si memorizza subito nella tabella. Infatti, come si può notare, nella tabella di routing si memorizza solo il single path, quindi il cammino migliore. Mentre nella tabella vicini si memorizza il path dei vicini. La classe simulatore è la classe core di tutto. La classe simulatore possiede una lista di nodi, il grafo della rete che si crea utilizzando il tool NetworkX, un lock per i thread e una lista di nomi.
Il motivo principale del simulatore sono creare dei nodi, ovvero l'utente può scegliere di inserire lui i nomi o può far sì che il simulatore lo scelga in modo random attraverso la lista di nomi offerta dal simulatore. Può creare degli archi, anche qua, randomicamente o no, sempre l'utente può scegliere. E può mandare dei messaggi nella rete creata. Questa è la core per analizzare il trade-off. Infatti, quando si mandano i messaggi, si utilizza il single path e il multipath. Per realizzare il multipath ho utilizzato NetworkX perché, visto che ho creato una rete col grafo, NetworkX mi torna, inserendo il destinatario e il mittente, tutti i possibili cammini. Quindi, grazie a questa lista di cammini nuovi, posso trovare un cammino nuovo. Poi il simulatore permette anche di salvare e caricare una rete, quindi quando si salva una rete poi successivamente si può caricare quando si vuole. E poi un'altra funzionalità è mostrare la rete creata. Grazie a NetworkX e a Matplotlib permette di printare in un file PNG della rete, quindi un grafo. Le operazioni, ad esempio, di creare archi e inviare messaggi, se vengono utilizzate con un singolo processo, risultano essere molto lente. Per risolvere questo problema, si è pensato di usare il multithreading, che in poche parole il processo divide in tanti fili che fanno operazioni differenti. Ma queste operazioni differenti hanno bisogno anche di un lock perché in alcune operazioni, in alcuni metodi, si tende a scrivere un file di testo. Ed ecco qui che viene il lock che riesce a risolvere i problemi di concorrenza. Si sono fatte tante simulazioni, ma si è scelta questa simulazione perché è molto semplice da graficare i risultati e da analizzare il multipath rispetto al single path. Ad esempio, supponiamo che C vuole comunicare ad A, il miglior cammino risulta essere CDFA e il secondo cammino risulta essere CBA. Se calcoliamo utilizzando la formula matematica detta in precedenza, notiamo che abbiamo un path uguale a 0,68, quindi che è molto più affidabile rispetto a quello del single path. Si sono mandati fino a 100 messaggi e questi messaggi sono stati ripetuti ogni 10 volte per farsi una media, per fare una media. Come si può notare dal grafico sotto, il multipath è molto più affidabile rispetto al single path, infatti cresce ogni più messaggi che si mandano. Ma facciamo un'altra prova, ad esempio, F vuole comunicare al nodo G, al suo vicino. Il mio cammino risulta essere FABHG e il secondo cammino risulta FG. Anche qua applicando la formula si nota che è molto affidabile rispetto al single path. E si applicano anche qui le simulazioni. Anche in questo caso, come si può notare, il multipath è più affidabile del single path. La conclusione posso dire che le smart fees sono il futuro delle reti elettriche, quindi le comunicazioni sono essenziali e quindi non si vuole che dei pacchetti non arrivino a destinazione per evitare eventuali problemi. Come si può notare anche da quello effettuato, il multipath è molto più affidabile rispetto al single path. I possibili sviluppi futuri del simulatore sarebbe quello di renderlo più user-friendly, ovvero creare una GUI in cui permette all'utente di inserire dei nodi e degli archi a suo piacimento, real-time, e rendere il codice più snello perché, come ho detto in precedenza, si usano i thread, ma anche perché si utilizzano molti cicli e quindi si potrebbe rendere ancora di più il codice più snello e più veloce. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie a lei. Molto, molto chiara anche questa presentazione. Io avevo un paio di, diciamo, di domande da porle. Una, quali sono le specificità del problema affrontato, cioè le smart grid che rendono, diciamo, opportuno, se non necessario, diciamo, il progetto di un protocollo, di una definizione di un protocollo, diciamo, ad hoc? Questa è la prima richiesta. La seconda è come mai è stato scelto Python? C'erano altre piattaforme, Python è più, diciamo, ha Ok, delle feature rispondo a quella di specifiche. Python. Allora, si è Sì. scelto Python principalmente perché rispetto ad esempio, prendo esempio Java, Python si può scrivere dico oggi molto più velocemente rispetto a Java e per questo è stato scelto, anche perché se si lavora anche da solo si può permettere, è molto più semplice lavorare da solo perché è molto veloce da imprendere e da capire rispetto a Java che è molto più pesante. L'altra domanda qual era? Scusate, mi ricordo. E se il problema affrontato, cioè quello del routing all'interno di una smart grid, ha delle specificità tali da richiedere il progetto di un protocollo ad hoc, oppure magari sono utilizzabili altri protocolli, diciamo, Sono standard? utilizzabili solamente protocolli multipath, come si è visto. Questo è stato ideato dal gruppo DS, infatti. Ho capito. Quindi, diciamo, è fortemente, diciamo, indicato questo tipo di protocollo. Sì. Va bene, ci sono altre domande da parte di altri commissari?
Sembrerebbe di no. Ok, grazie Fotia, Ok, grazie. ci sentiamo più tardi con lei di nuovo e possiamo passare invece alla terza candidata che invece è Alessia Laino, che ci parlerà di un'attività di tesi dal titolo Enabling a Java-based Lifecycle for the Development of Critical Systems, di cui è relatore ancora il professor Nardone. Prego, Ok, buongiorno a Alessia. tutti, mi vedete e mi sentite? Sì, tutto ok, prego. Ok, come si evince dal titolo, la mia tesi verte sull'abilitazione di un ciclo di vita basato su Java per lo sviluppo di sistemi critici. I sistemi critici sono una particolare categoria di sistemi il cui fallimento, quindi un corretto funzionamento o la non disponibilità quando richiesta, potrebbe minacciare e quindi danneggiare seriamente la vita umana in diversi modi. Diciamo che i sistemi critici possono essere inizialmente distinti in due macrocategorie. Quella che si vede alla slide con sfondo verde viene effettuata considerando il tipo di comportamento che deve presentare il sistema al verificarsi di un eventuale failure, mentre la classificazione su sfondo blu presenta invece il tipo effettuato in base al tipo di danno che potrebbe verificarsi all'avvenire di un eventuale failure. Quando in generale si esaminano dei sistemi per andare a determinarne la loro identificazione, molto spesso accade che queste descrizioni si vadano a sovrapporre e quindi è stato definito un parametro chiamato expected cost of failure che è pari al prodotto della probabilità di occorrenza del failure per stimare le conseguenze del failure stesso. A causa della digitalizzazione della società moderna, oggigiorno grande attenzione è posta sicuramente sui sistemi critici di tipo software managed, sia di tipo embedded che distribuito, in cui il failure in questo caso riguarda in particolar modo il software e quindi degli errori che potrebbero essere introdotti durante il ciclo di vita nella fase di specifica design e implementazione. Inoltre, la crescente complessità di sistemi nel tempo ha portato alla necessità di andare a definire nuove tecnologie, sia in termini di più bassi, rate più bassi di errore, che di livelli più alti di produttività. Nel far ciò, sicuramente risulta essere di particolare importanza la scelta del linguaggio di programmazione. Infatti, se prima avevamo il connubio tra piccole capacità di memoria e una scarsità di tool a supporto dello sviluppo di codice, quindi scegliendo un linguaggio di programmazione per i sistemi critici più vicino al livello hardware come C e C++, oggigiorno con l'evoluzione dell'hardware di base, quindi tenendo conto delle leggi di Moore, abbinato anche a una maggiore disponibilità di tecnologie a supporto dello sviluppo di codice critico, il pensiero si sta spostando verso l'utilizzo di linguaggi più di alto livello, come ad esempio Java. Nella slide sono mostrati oltretutto 10 punti su perché è stato scelto Java per la modernizzazione del software critico. In particolare va posta attenzione sul ruolo gioco della Java Virtual Machine che rende l'esecuzione del codice molto sicura, sia perché va ad isolare i componenti rispetto all'esterno che tra di loro. Gli obiettivi della tesi risultano pertanto essere quelli di andare ad effettuare una comparazione tra Java e C o C++ al fine di abilitare proprio l'uso di Java nel ciclo di vita per lo sviluppo dei sistemi critici. In questo caso il ciclo di vita utilizzato è principalmente quello a V. Nella tesi ci si focalizzerà sia su come scrivere del codice critico in Java, ingegnerizzandolo per renderlo meno vulnerabile agli errori, che andare a effettuare una verifica formale del codice scritto in Java attraverso un tool che è Java Pathfinder. Ovviamente tutto questo è stato fatto rispettando e tenendo a mente gli standard che in questo ambito risultano essere di particolare importanza. Nella prima fase della tesi si è adottato un approccio basato sulla fault avoidance, cioè si è cercato di individuare
una modalità per misurare al minimo gli errori introdotti nel codice durante la fase di sviluppo. In questa fase è stata importante la ricerca bibliografica perché ci si è basati principalmente su un paper che è appunto chiamato The Power of Ten, che sono 10 regole d'oro per andare a scrivere il codice dependable. Infatti la dependability è la proprietà principale dei sistemi critici. Una volta individuate queste 10 regole, sono state poi, sempre tramite la ricerca bibliografica, comparate, in Java. Infatti nella slide sono riportati, le, riportate, le, i, i riportati due diversi set di regole. Possiamo notare in rosso, le, quattro principali, regole che apportano delle effetti, degli effetti, delle effettive differenze tra i due set. Queste differenze sono dovute principalmente alla diversa gestione della memoria effettuata dai due linguaggi di programmazione, che ha anche diversi costrutti offerti. Nella seconda fase della tesi, invece, è stato adottato un approccio basato sulla fault detection and correction, quindi prima del deployment dei vari codici sono stati verificati proprio per scovare eventuali bug. In questa fase è stato usato il Java Pathfinder, che è uno strumento, un tool abbastanza recente, che è stato sviluppato dalla NASA, ed è stata una verifica formale del codice secondo l'approccio del model checking. Quindi il model checker riceve un modello del sistema, una specifica che appunto va a specificare il comportamento desiderato da parte del sistema. A questo punto il model checker restituirà un path che testimonia l'effettiva verificabilità di quanto richiesto al sistema, o un contraesempio che invece smentisce quanto si vorrebbe effettuare. Il core di Java Pathfinder risulta essere sicuramente la sua Java Virtual Machine, che a differenza di una Java Virtual Machine standard, oltre ad eseguire i programmi Java in bytecode, non li esegue soltanto una volta, ma li esegue e li combina più volte. Infatti le proprietà principali di questo tool sono il backtracking e lo state matching. Oltretutto Java Pathfinder risulta essere anche estensibile attraverso diversi mezzi che sono riportati in slide. A questo punto nella tesi sono stati effettuati diversi esempi, se ne sono riportati due. Uno è quello dei valori random che appunto va ad utilizzare la classe random di Java. Una volta che è stato scritto il codice, è stato passato al Java Pathfinder, che ha subito scovato l'eventuale errore. Nella slide inoltre è riportato un albero che mostra il modus operandi della Java Virtual Machine e di Java Pathfinder. In particolare, Java Pathfinder, una volta individuato l'errore, ritorna soltanto al nodo dove si è verificato effettivamente il bug. Inoltre, con le frecce rosse sono anche riportate il path di esecuzione, cioè come Java Pathfinder è arrivato all'errore considerato. Questo va ad alleggerire molto la fase di verifica e validazione del software, perché non ci sarà poi successivamente bisogno di un effettivo debugging del programma. Inoltre, da questo esempio si è visto come Java Pathfinder riesca a gestire molto bene rispetto ad altri model checker il data flow generato randomicamente. Un altro esempio che è stato riportato è quello dei dining philosopher, ovvero dei filosofi a cena, che è un problema molto noto in letteratura per la gestione della programmazione concorrente. In particolare, una volta che è stato scritto il codice in Java, è stato passato anche qua alla Java Virtual Machine, che ha subito trovato l'eventuale deadlock, che si verifica a riga 22, ossia il momento in cui i filosofi stanno aspettando che si liberi la posata alla loro destra. Quello che ci avete visto da questo esempio sicuramente risulta essere la grande rapidità riportata nelle statistiche da riga di comando dove si va ad eseguire Java Pathfinder, con cui lo strumento stesso è stato in grado di scovare i bug, che nonostante il codice sia stato eseguito sul mio computer, che è comunque un computer commerciale, ci abbia messo soltanto 2 secondi. Questo dimostra la grande portabilità, usabilità ed efficacia di Java Pathfinder, proprio per come è stato concepito.
In conclusione, possiamo dire che i sistemi critici costituiscono una parte fondamentale della vita moderna di noi tutti e che a tutti i livelli, per quanto riguarda la proprietà di data and ability, possono essere raggiunti attraverso tutti i tipi di tecniche basate su Java. In particolare, le nuove tecniche esplorate risultano essere valide coprire gran parte degli step del ciclo di vita di un sistema. Futuri sviluppi per la tesi possono essere sicuramente quello di andare a provare altri tool basati su una verifica formale, però che poggia su un approccio diverso rispetto a quello del model checking. Inoltre potrebbe essere impiegato Java Pathfinder in esempi reali industriali. Oltretutto potrebbe essere effettuata una ricerca per creare oppure adattare dei tool software che possano andare a coprire le necessità presenti negli altri step del ciclo di vita dello sviluppo software per quanto riguarda i sistemi critici. Grazie per l'attenzione. Non ti sentiamo, Francesco, io non ti sento. Francesco, il microfono. Il microfono, non ti sentiamo. Chiedo scusa, sì. Avevo disabilitato. Volevo chiedere come mai ha scelto di preparare le slide in inglese, cioè, diciamo, c'è qualche collaborazione internazionale su questo tema, oppure è stata, diciamo, una sua scelta così per mettersi un po' alla prova sulla. Sicuramente è stata una prova perché è una lingua che mi piace molto e che studio di mio e comunque essendo la lingua per eccellenza dell'ambito scientifico mi sono voluta cimentare in ciò. Sicuramente poi anche il fatto che i tool e comunque l'argomento dei sistemi critici sia molto, molto sentito all'estero ha fatto sì che le slide e comunque tutto il lavoro di tesi venisse realizzato in inglese. Bene. Ok, c'è qualche domanda tecnica invece? Sì, io avevo di Grazie. altro una curiosità. Se ho capito bene, diciamo, avete messo un po' a confronto diciamo, il C++, il C, insomma, il Java come possibili, diciamo, tool per implementare, insomma, dei software. Volevo capire se poi siete riusciti a fare anche un confronto scrivendo magari lo stesso codice nei due linguaggi e verificando quale, diciamo, aveva prestazioni migliori, insomma, nell'ambito della ricerca che avete fatto. Allora, nell'ambito, diciamo, dell'approccio di fault avoidance, quindi basandosi sulle 10 famose regole d'oro, diciamo, sono state le regole per C riviste in Java e anche simulate in Java, infatti all'interno della tesi è presente. Tuttavia, diciamo che un'effettiva verifica di un programma più completo non è stata effettuata, ma potrebbe tranquillamente essere fatta anche comunque valendosi dei tool di trasformazione diretta da un linguaggio all'altro. Ok, Grazie a lei. va bene, se non ci sono altre domande, io passerei al prossimo candidato. Direi di sì. Ok, grazie Buongiorno. Sì. Alessia. E il prossimo candidato è invece Marco Antonio Praticò, che ci parlerà di un lavoro intitolato Business Process Automation, un caso di studio reale. Di cui è relatore ancora il professor Nardone, correlatore il professor Lax. Tutto Sì. Sì, buongiorno a pronto? tutti. Prego, prego. Sì, mi sentite? Il titolo del mio elaborato è il nome di Business Process Automation, un caso di studio reale. Ho preferito inserire all'interno della mia presentazione una serie di linee guida che verranno degli argomenti trattati all'interno di essa. Il Business Process Automation è appunto la tecnica utilizzata per andare ad automatizzare dei processi all'interno di un'azienda, per rendere appunto tali processi più veloci e che utilizzino in maniera adeguata il tempo e le risorse fornite all'interno dell'azienda o del caso di studio preso in esame. I vantaggi appunto apportati dal Business Process Automation vedono quelli inerenti alla qualità e alla coerenza, il risparmio di tempo e risorse e l'incremento della stabilità operativa. Alla base del Business Process Automation vi è il Workflow. Il Workflow è un gruppo di processi e task interdipendenti che tra loro collaborano per il raggiungimento di un risultato aziendale specifico.
I task, posso, i workflow sono suddivisi in task e connettori. Tra i task che è possibile citare avremo i task di inizio e fine processo, i wait task e i multitask. Tra i connettori vi sono delle specifiche particolari, quelli che andrò a citare saranno i connettori fork e i connettori join. Implementando delle strutture workflow molto complesse, si introdurrà l'argomento del business process management. Il business process management è quella disciplina che permette di modellare, automatizzare, gestire e ottimizzare i processi aziendali allo scopo di avere un impatto positivo in ambito aziendale. Il business process automation è utile per descrivere le fasi di vita di un processo. Tra le varie fasi di vita, che vincibili appunto dall'immagine inserita all'interno della slide, avremo la modellazione, che permette di documentare il processo che si vuole creare, e la simulazione, che andrà a simulare appunto il processo precedentemente realizzato, l'esecuzione, che vedrà appunto un'esecuzione di questo processo nelle sue fasi operative, il monitoraggio, che è una parte fondamentale appunto delle fasi di vita di un processo, in quanto si andrà a monitorare come il processo viene gestito dalle macchine in cui è avviato all'interno dell'ambito aziendale. La fase di ottimizzazione è utile in quanto permette di definire e di identificare le aree di miglioramento che è possibile appunto gestire all'interno del nostro processo. La piattaforma che ho utilizzato per realizzare il mio progetto è la piattaforma offerta dal produttore Bonitasoft e ha il nome di Bonita. La piattaforma è costituita da tre elementi molto importanti, ovvero il Bonita Studio, Bonita Portal e il Bonita Cloud. Il Bonita Studio offre allo sviluppatore gli strumenti che servono appunto per andare a creare e a gestire i workflow all'interno di essa. Il Bonita Portal gestirà gli utenti all'interno della piattaforma e il Bonita Cloud offrirà allo sviluppatore la possibilità di poter archiviare in maniera sicura i dati inseriti all'interno di essa. Gli ambiti di utilizzo della piattaforma sono svariati, tra cui avremo telecomunicazioni e media, servizi finanziari e ambito scolastico e le assistenze sanitarie. Il contributo che la piattaforma permette di apportare all'interno dei processi aziendali è quello di andare a snellire, riducendo i tempi di produzione dei vari processi. Gli obiettivi della mia tesi sono stati quelli di creare una connessione tra il mio ambito lavorativo e l'attività di tirocinio, in quanto da circa 8 mesi svolgo il servizio di volontario in ferma prefissata di 1 anno nella Marina Militare e dopo un corso di formazione sono stato destinato alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. E gli altri obiettivi sono quelli di accrescere le conoscenze in ambito di business process management e gestione di workflow, migliorare uno dei processi lavorativi reali applicato al caso della Capitaneria di Porto e realizzare i necessari artefatti software per appunto andare a gestire in maniera concreta tali processi. Un'analisi e una descrizione del caso di studio reale vede appunto la connessione tra l'ufficio a cui sono stato destinato, come ha detto, che prevede la gestione e l'archiviazione della richiesta di licenza da parte dei dipendenti della Capitaneria di Porto. All'interno della mia piattaforma ho cercato di snellire il processo che viene appunto realizzato all'interno del mio ambito lavorativo, generando una connessione diretta tra il richiedente e chi deve vagliare appunto queste richieste di licenza. Come ogni piattaforma, è importante determinare le specifiche tecniche del programma. Tra i requisiti necessari, ho deciso di inserire l'allocazione in maniera ordinata delle risorse inserite all'interno della piattaforma, la gestione di numerose richieste di licenza da parte dei dipendenti e la capacità di poter appunto andare ad implementare questi processi in maniera molto semplice. Parte fondamentale è la multiutenza, in quanto all'interno dell'ambiente della Capitaneria di Porto è presente una gerarchia ben strutturata, nel quale appunto ogni attore all'interno di questa gerarchia ha un ruolo fondamentale. E oltre alla multiutenza, ho deciso di implementare la gestione degli allegati documentali, in quanto i documenti inseriti nelle fasi inerenti appunto allo sviluppo della mia piattaforma richiedono di poter caricare e salvare dunque questi documenti personali. Le modalità di strutturazione del mio elaborato, della mia piattaforma, si svolgono all'interno dell'ambiente Bonita Studio, in cui è possibile andare a generare e a creare il workflow presente appunto all'interno di essa. Il workflow all'interno della mia piattaforma è stato gestito in modo tale da avere un processo di inizio
un task di inizio e task di fine operazione in base alle operazioni svolte dall'utente. All'interno di questi workflow sono stati inseriti task di attività utente e task di sistema. Per le tasche di sistema ho deciso di inserire dei connettori email che permettono appunto di notificare all'utente o all'amministratore le richieste, l'avvenuta conferma delle richieste appunto gestite dall'utente o dall'amministratore. Strumento utilizzato è il gateway che permette appunto di stradare il flusso delle richieste da parte dell'utente o dell'amministratore tramite condizioni predeterminate. In questa slide è presente appunto il workflow di registrazione e nella slide successiva è presente il workflow di richiesta di licenza. Nella fase di progettazione del workflow ho deciso appunto di non stravolgere completamente le operazioni svolte all'interno della capitaneria, ma bensì di semplificarle, eliminando alcuni passaggi che potevano appunto far durare il processo più del dovuto. Fattivamente, come la piattaforma si mostra all'utente, ho inserito dei format riguardanti la registrazione dell'utente, in cui l'utente verrà guidato tramite l'utilizzo di titoli, in cui verrà spiegato cosa l'utente dovrà fare all'interno di essa, verrà appunto guidato l'utente all'inserimento dei dati personali e degli ulteriori dati di servizio, domicilio o di istruzione. La seconda slide presenta il format di gestione degli allegati documentali, in cui è possibile appunto andare a allegare i documenti che vengono richiesti in fase di registrazione. Questi documenti verranno poi messi in modalità di visualizzazione all'amministratore che potrà appunto constatare se i dati inseriti sono validi o meno. Il terzo format è il format della richiesta di licenza, in cui l'utente inserirà i dati personali, il periodo di licenza scelto e i giorni che andrà a utilizzare, insieme al luogo in cui si recherà e un recapito telefonico a cui dovrà essere sempre reperibile. Come ogni piattaforma che si va appunto a realizzare, ho effettuato un'analisi critica e dall'analisi critica sono sorto alla conclusione dei punti di debolezza e dei punti di forza della mia applicazione. I punti di debolezza che ho riscontrato non sono imputabili direttamente alla piattaforma, ma bensì alla versione che viene offerta appunto dal produttore, in quanto essendo una community edition, molte delle opzioni che è possibile utilizzare vengono precluse. Un altro punto di debolezza è quello legato sempre alla versione utilizzata, che non permette di andare a gestire, ad avere una gestione degli input da parte dell'utente in maniera più complessa e quindi potrebbe generare dei crash del sistema. Tra i punti di forza ho riscontrato la riduzione dei tempi e dei costi all'interno del caso reale preso in esame e la semplicità gestionale nell'utilizzo della piattaforma. Collegandomi alle migliorie che potrebbero essere apportate nell'utilizzo di una versione non Community Edition, ho implementato gli ulteriori spunti di sviluppo. Tra gli ulteriori spunti di implementazione supposto di poter inserire ulteriori connettori esterni, quali il Google Calendar, per poter avere sempre a portata di mano ciò che l'utente gestisce all'interno della propria area personale, all'interno della piattaforma, l'implementazione delle GUI fatte precedentemente, ovvero i format che ho mostrato prima, con l'utilizzo di ulteriori widget, quali un widget notizie presente nell'area personale, e in seguito allo sviluppo di un'applicazione per mobile in modo tale da permettere all'utente di avere sempre a portata di mano e di poter effettuare sempre in maniera molto semplice e veloce le richieste anche da cellulare. Le nozioni apprese durante l'attività di tirocinio e di tesi sono state molto soddisfacenti in quanto ho imparato a gestire e a organizzare i workflow e il business process management. Per concludere, vorrei appunto soffermarmi sull'utilizzo della tecnologia nell'ambito lavorativo, in quanto secondo me la tecnologia non deve andare a sostituire l'uomo nel processo lavorativo, ma bensì deve accompagnarlo in tutte le sue fasi. Grazie per l'attenzione. Inoltre vorrei ringraziare il direttore marittimo della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, Raniere Antonio, che mi ha fornito l'autorizzazione per poter operare nell'ambito della Capitaneria e per il supporto fornito. Grazie mille. Francesco Francesco, il Lauro, microfono. sentiamo. Grazie a lei, molto chiara anche questa presentazione. Volevo sapere se c'è qualche curiosità da parte della Commissione. Io avrei una curiosità. Intanto, Prego. complimenti. Sento un rumore.
Le competenze che acquisite durante il corso di studi vedo che potete metterle in atto ancora prima della laurea, quindi nella vita di tutti i giorni, quindi sicuramente è una cosa molto utile. Io ho solo una curiosità, parlavo di un tool, Bonita Studio, se non ho capito male. Era giusto sapere se questo è un tool standard per queste attività di business management oppure se ha delle caratteristiche particolari, flessibilità, portabilità o quant'altro che le hanno spinta verso l'utilizzo di questa piattaforma piuttosto che un'altra. Allora, io ho utilizzato la piattaforma Bonita in modo tale, cioè perché la piattaforma è appunto implementata per la gestione del business process management in vari settori. Quindi, tra le mie scelte è risultata quella più valida per l'utilizzo in questo ambito, ecco. Ovviamente il Bonita Studio è parte integrante della piattaforma offerta e permette appunto di sviluppare sin da subito un workflow completo. Quindi ho optato per questa che era, diciamo, tra le soluzioni più agevoli. Ecco. Grazie. Bene, se non ci sono altre curiosità, direi di no. Intanto grazie allora Marco Antonio Paraticò, ci vediamo dopo. Grazie, arrivederci. Approfitto per salutare il professor Luigi Bibò che si è collegato anche componente della commissione, si è collegato diciamo, con un po' di ritardo per motivi tecnici, però insomma, la commissione era comunque già, il numero diciamo, dei componenti era già quello diciamo, previsto dai regolamenti, quindi tutto regolare. Il prossimo e l'ultimo candidato per quanto riguarda la laurea in ingegneria di informazione, il signor Giuseppe Princi, il quale invece ci parlerà della realizzazione di un software basato su Python per l'estrazione e la sentiment analysis di tweet in lingua italiana. Il relatore è il professor Lax. Prego, Princi. Audio un po' basso il volume. È molto basso. Non so gli altri, ma. Si conferma, è bassissimo. O avvicina il microfono o deve alzare il volume. Spostate il volume al massimo ora, si sente? Vabbè, se magari si avvicina un po' al microfono, si sente, diciamo. Se può avvicinarsi un pochino al microfono, è meglio. È nella cuffia, quindi se no. Ok, vabbè, comunque si sente, dai. Prego. Nella seguente presentazione verrà illustrato innanzitutto l'introduzione su che cos'è la sentiment analysis e su perché si necessita di questo tipo di programma. Verranno inoltre delineati gli obiettivi che dovrà raggiungere l'applicativo e la metodologia con il quale è stato realizzato. Dopodiché verrà effettuata l'analisi dei risultati attraverso un confronto con applicativi simili, in modo da delineare conclusioni e sviluppi del programma presentato. La sentiment analysis è una branca del processamento del linguaggio naturale che permette l'analisi semantica di un testo, effettuandone una classificazione emotiva che può essere positiva, negativa o neutra. Sicuramente questo tipo di tecniche trovano un ampio utilizzo all'interno dei social network, come per Twitter, il quale sfrutta l'utilizzo degli hashtag per delineare quelli che sono gli argomenti del momento. Molti settori al giorno d'oggi usano queste piattaforme per promuovere la propria attività, così da entrare nella vita degli utenti e capire i loro bisogni così da soddisfarli. Ma la principale difficoltà sta nel fatto di riuscire a istruire il programma a capire il significato corretto di una frase. Infatti, molti commenti che ad occhio umano risultano retorici, se dati in pasto all'analisi di questi software, possono produrre un risultato errato. Inoltre, gli applicativi a pagamento che sfruttano queste tecniche hanno funzioni molto complesse, che ai più risultano impossibili da usare. Di contro, i software gratuiti forniscono poche funzioni, che in alcuni casi producono risultati errati. Quindi si è deciso di sviluppare PyPy Sentita, che è un programma open source dal semplice utilizzo che effettua la ricerca, l'estrazione e l'analisi di post provenienti da Twitter, dai quali verrà tirata fuori una percentuale o un numero di tweet positivi, negativi e neutri, e la visualizzazione dei post nelle tre diverse categorie. Quindi si è proceduto innanzitutto ad una fase di progettazione, alla creazione di un ambiente di lavoro, dopodiché è stata effettuata l'estrazione dei dati, quindi dei tweet da Twitter,
violazione delle regole di sentiment analysis è la realizzazione di una GUI attraverso page. Nella fase di progettazione sono stati delineati i casi d'uso, requisiti funzionali e non funzionali e il diagramma di attività che deve seguire il software. Nella creazione dell'ambiente di lavoro, appunto, è stato creato con l'ausilio di Anaconda. Anaconda garantisce in maniera automatica la compatibilità tra i pacchetti installati. Tra i pacchetti installati c'è TwiPy, che contiene delle librerie che sfruttano un wrapper che funziona da tramite tra il programma e l'API di Twitter. Il Natural Language Toolkit, invece, è una suite di librerie e programmi che utilizzano le tecniche definite dal Natural Language Processing nel campo dell'elaborazione del linguaggio naturale scritto. Invece, come IDE di programmazione, è stato utilizzato Spider, fornito attraverso Anaconda, che permette lo sviluppo di codice Python. Per l'estrazione dei tweet, si è proceduto alla registrazione sul portale Twitter Developer. Sono state fornite le chiavi di accesso che identificano l'account developer e il programma che sta utilizzando l'API. Dopodiché si è effettuata la scelta di uno dei piani tariffari offerti da Twitter, il piano sandbox gratuito, che è appunto quello che è stato scelto, e il piano premium, che è a pagamento. La principale limitazione imposta dai piani tariffari di riferimento è il rate limit per second, impostato a 10 richieste per secondo, che in fase progettuale si traduce all'estrazione di 10 tweet al secondo. Questa temporizzazione viene gestita in fase implementativa assegnando a wait on rate limit il valore true, permettendo quindi l'estrazione temporizzata. Successivamente viene richiamata la funzione TwiPyCursor, con la quale si effettua l'inserimento dei parametri di ricerca e l'estrazione dei tweet corrispondenti. In fase implementativa vengono delineati gli algoritmi di sentiment analysis a regole fisse e quindi si procede alla definizione di radici polarizzate, cioè vengono dichiarate parti iniziali di parole e suddivise in liste positive e negative. Dopodiché si procede alla tokenization della frase, quindi la suddivisione in tuple, quindi delle singole parole all'interno della frase, il tagging, che corrisponde a un'analisi grammaticale elementare delle singole tuple, e la rimozione delle stop, cioè quelle tuple che non influiscono nell'analisi e che sono usate come riempitivi e difficilmente hanno un significato utile. Dopodiché viene effettuato il conteggio delle parole positive e negative per individuare la semantica della frase. In fase implementativa, inoltre, vengono delineati delle operazioni di normalizzazione, in quanto in alcuni casi la tokenization offerta dal Natural Language porta ad un errore di analisi di strutture che possono esprimere il significato semantico dell'intera frase, fornendo quindi un risultato errato. Viene quindi applicato degli algoritmi che effettuano questa normalizzazione e oltretutto vengono effettuati quindi sviluppati degli algoritmi che effettuano una considerazione prioritaria delle emoticon, in quanto sono loro che definiscono la semantica del testo. Inoltre vengono gestite delle eccezioni, in quanto parole come ma, però o nonostante modificano dinamicamente la polarità del post. Dopodiché tutte queste funzioni sono state implementate all'interno di una grafica user interface che permette la ricerca, l'impostazione dei parametri di ricerca da parte dell'utente. Effettuando l'analisi dei risultati attraverso altri tool già esistenti, si è proceduto alla pubblicazione di un tweet campione, il quale contiene un'antifrase. Il primo tool analizzato è Social Searcher, che esegue la ricerca attraverso una parola chiave e la sentiment analysis su diversi social network. Effettuando l'analisi sul post, il tweet campione viene catalogato erroneamente come tweet neutro. Si è quindi effettuato una seconda prova con lo stesso tweet campione, con la cura di rimuovere le parole, e il testo viene ancora considerato. In questo caso, la causa dell'errore può essere associata al cattivo addestramento del modello da utilizzare per la lingua italiana. Anche per RevoState, il tweet campione viene riconosciuto come neutro. Effettuando la stessa seconda prova delineata in precedenza, il tweet senza emoticon viene riconosciuto giustamente positivo. Si chiarisce che l'errore di analisi del tweet campione è dovuto a un trade-off tra la frase, quindi la parola bello, e l'emoticon. È stato infine analizzato il tool offerto da Microsoft Azure per la sentiment analysis, dove il tweet campione viene riconosciuto come positivo. Una delle possibili cause di questo errore può essere l'elevata importanza attribuita alla frase rispetto all'emoticon, la quale rispecchia la vera semantica del testo. Infatti, tu hai mai sentita, attraverso la sola analisi dell'emoticon, riesce ad attribuire la semantica esatta della frase.
conclusione si può dire che TwiFi Sentita è un programma semplice da utilizzare e che fornisce le funzioni necessarie per effettuare l'analisi dei post per un utilizzo utilizzare o per un'analisi preliminare, quindi prima di effettuare un investimento economico per l'acquisto di un programma a pagamento o per chiedere un servizio alle aziende che effettuano la società di analisi. Quello che si è provato inoltre con lo sviluppo del programma è che le regole fisse per effettuare la sentiment analysis sono ancora valide, per cui fra gli sviluppi futuri troviamo sicuramente l'affiancare le regole precedentemente delineate a sistemi di apprendimento automatico basati sul machine learning, implementando quindi una tipologia di algoritmi mista. Questo permette di aggiungere più indici di gradimento, quindi non fermarsi più al catalogare i tweet come positivi, negativi o neutri, ma a fornire una percentuale di positività o negatività. Inoltre si può estendere il bacino di sorgenti dei post, implementando la ricerca di testo anche da altri social network. Inoltre può essere effettuato un miglioramento della grafica, utilizzando altre librerie più adatte alla programmazione front-end e cercando di spostare l'applicativo online, rendendolo più fruibile su qualsiasi dispositivo connesso. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei, molto bene, c'è qualche richiesta di chiarimenti, qualche domanda, curiosità? Io prendo la parola, posso? Ah, prego, prego, Claudia, prego. Complimenti per il lavoro, molto interessante. L'applicazione di algoritmi in qualche modo di intelligenza artificiale, anche questi per il natural language processing. Volevo chiedere, l'accuratezza che si ha nell'utilizzo di queste regole, quanto il tool può sbagliare? Ho visto già un caso di studio abbastanza emblematico, però se si può dare un'idea dell'accuratezza su scala più ampia. E Sì, poi allora. qual è il costo dell'allenamento? Qual è il vocabolario che bisogna dare in pasto all'algoritmo, al tool, per poter essere poi efficace? Allora, rispondendo alla prima domanda è che comunque naturalmente la risposta qualitativa che diciamo può dare un determinato programma dipende dagli algoritmi che sono stati implementati. Gli algoritmi, diciamo, a metodi automatici, quindi machine learning. Permettono di fornire dei risultati, possiamo dire, più esatti su dei post che magari vengono pubblicati spesso e quindi diciamo su appunto, post che vengono pubblicati spesso. Invece delle regole fisse, dei metodi basati su regole fisse, come il programma che ho realizzato, possono diciamo, anche sbagliare da questo punto di vista, ma comunque gestiscono queste antifrasi, questo tweet campione diciamo, che ho illustrato, quindi delle situazioni diciamo, un po' più strane. Diciamo che anche il linguaggio, la grammatica italiana è molto complicata già da analizzare. Quindi diciamo che la definizione delle regole può essere fondamentale. Poi la domanda Sì, il costo, l'overhead dell'allenamento, del training, il dizionario che bisogna dare in pasto all'algoritmo, al tool. in questo caso per le regole fisse ho definito io delle radici. Ho permesso anche all'utente di aggiungere delle radici positive e negative. Gli altri tool online sfruttano dei modelli derivati dal machine learning che può fornire lo stesso tool, oppure possono essere addestrati dall'utente in maniera molto semplice, quindi inserendo dei tweet campione, dei post campione e dando una positività e negatività. Lo ripeto, gestisce solo dei casi normali. Va bene, grazie. Ok. Grazie, io avevo diciamo, un chiarimento giusto che sottintende in realtà una preoccupazione, cioè dove sono presi questi tweet? Sono tweet generati diciamo, da lei ad hoc diciamo, per l'occasione oppure sono No, rubati da qualche... sono disponibili? No, i tweet sono disponibili, sono diciamo anche resi pubblici dagli utenti, quindi Ah, naturalmente ok, va bene. il programma mi permette di prelevare i tweet che sono pubblici. In questo caso il mio Ok, tweet lo ok. sono. Vabbè, che è il suo, non c'è problema. D'accordo, grazie, grazie anche a lei, Princi. E con Giuseppe Princi abbiamo completato l'elenco dei candidati
alla laurea triennale, l'ingegneria dell'informazione L8, per cui possiamo iniziare invece la seconda parte della seduta che è dedicata invece al corso di laurea magistrale Ingegneria Informatica e dei Sistemi di Telecomunicazione, LM27. E abbiamo due candidati che sono Salvatore Dabbene e Vincenzo Rescigno. Salvatore Dabbene che ci presenterà, buongiorno a lei, e una tesi dal titolo è MEC Assisted Approach for Vehicle Platooning Control. E relatore, relatrice, la professoressa Antonella Molinaro, correlatori, professoressa Claudia Campolo, professor Christopher Lehmann, e credo sia stata svolta all'estero, questa nell'ambito di un'attività Erasmus, se mi conferma questa cosa, credo di sì, insomma, e anzi volevo approfittare per sponsorizzare in qualche modo, anche se il periodo non è il migliore in questo momento, però insomma di programmare per il futuro tutti gli studenti, programmare per il futuro esperienze Erasmus. Perché sono veramente molto molto formativo, penso che lei stesso potrà Sì. testimoniarlo, insomma, esperienze veramente molto importanti e che prevedono anche una, diciamo, a livello di regolamento dei corsi di studio, prevedono una serie di facilitazioni, insomma, di vantaggi che non sono sono da tenere presenti, diciamo. Vabbè, prego, va bene. Buongiorno a tutti. Il presente lavoro di tesi è incentrato sullo sviluppo e sullo studio di un framework per il controllo di un platoon di veicoli tramite l'utilizzo della tecnologia del Mobile Edge Computing. Nell'ordine quindi verrà innanzitutto descritto il contesto di riferimento, dopodiché verranno forniti i concetti principali relativi al vehicle platooning con un focus sulla problematica del controllo longitudinale. A seguire verrà introdotto il Mobile Edge Computing evidenziando diciamo, il contesto, i benefici e l'architettura di riferimento, mentre l'ultima parte della presentazione sarà dedicata al contributo della tesi. Possiamo quindi dire che nel corso degli ultimi decenni, a causa della crescente urbanizzazione e dello sviluppo dell'industria automobilistica, la società moderna ha dovuto far fronte a problemi legati all'incremento del traffico autostradale. Di conseguenza, congestione del traffico e sicurezza stradale costituiscono i maggiori problemi, i maggiori ostacoli legati alle infrastrutture di trasporto attualmente esistenti e sono dettati sia dalla loro inadeguatezza sia dall'uso inefficace. Quindi questi aspetti hanno portato ad una convergenza di interessi tra il settore dell'automotive e quello delle telecomunicazioni, al fine di attuare una convergenza, al fine di attuare una transizione dal concetto di veicolo tradizionale al paradigma di veicolo pienamente connesso e autonomo. Infatti ci si aspetta che questi veicoli rivoluzioneranno il sistema di trasporto in quanto integreranno sistemi di automazione a bordo veicolo e sistemi di comunicazione tra veicoli sempre più efficienti, portando quindi ad un nuovo sistema di trasporto in cui saranno integrati efficienza del traffico, sicurezza stradale e comfort per i passeggeri. Una delle principali applicazioni veicolari preposte al raggiungimento dell'obiettivo è il vehicle platooning. Il vehicle platooning si riferisce ad un modello di guida cooperativa che consiste nel movimento coordinato di un gruppo di veicoli parzialmente o completamente automatizzati, che si muovono quindi lungo la strada mantenendo una configurazione predefinita. Quindi tramite il vehicle platooning il traffico autostradale viene organizzato in stringhe, in cui ciascun veicolo appartenente al singolo platoon mantiene una distanza interveicolare costante e minore rispetto a quella che è possibile garantire in condizioni di guida manuale. Questo grazie alle tecnologie di automazione e di comunicazione. Ovviamente i benefici apportati dall'utilizzo del modello di vehicle platooning sono molteplici, infatti si ha un aumento della capacità stradale dovuta alla distanza ridotta tra i veicoli, un aumento dell'efficienza del traffico dovuto al moto coordinato dei veicoli e oltretutto si ha anche una riduzione dell'impatto ambientale e un aumento del comfort per i passeggeri. Il movimento automatizzato dei veicoli all'interno di un platoon è governato da funzionalità di base, che sono quelle del controllo longitudinale e laterale. Lo scopo della tesi è analizzare l'aspetto del controllo longitudinale e in particolare in questo caso possiamo parlare di un sistema di controllo costituito da una struttura gerarchica, ovvero un upper level controller che calcola il valore desiderato di accelerazione per il veicolo al fine di mantenere una distanza desiderata, diciamo, dal veicolo precedente. Questo valore di accelerazione viene poi tradotto dall'over level controller in comandi effettivi su acceleratore e freno. In particolare il sottolivello preso in esame è l'upper level controller, è la tecnologia abilitante in tal senso, e il cruise control che nella sua versione più moderna prende il nome di Cooperative Adaptive Cruise Control. Esso rappresenta un sistema di controllo che allo stato dell'arte viene implementato a bordo dei veicoli. In particolare, il calcolo del valore di accelerazione desiderato da parte del CACC avviene sulla base di informazioni come posizione, velocità e accelerazione del veicolo stesso e dei veicoli precedenti. E queste informazioni vengono ottenute sia tramite i sensori implementati a bordo veicolo, sia tramite l'utilizzo di comunicazioni vehicle to vehicle. Infatti le comunicazioni di V2V rappresentano un sottocaso del più generale insieme di standard e tecnologie di comunicazione che prende il nome di Vehicle to Everything. Questo
Questa tecnologia infatti abilita la comunicazione tra i veicoli e un insieme eterogeneo di dispositivi che possono essere, ad esempio, altri veicoli, i pedoni, la rete o l'infrastruttura. E in tema V2X le principali tecnologie abilitanti sono IE802.11p, che rappresenta un'evoluzione di Wi-Fi, e cellulare V2X. Il paradigma del mobile edge computing invece nasce come tecnologia in grado di offrire un ambiente di servizi IT all'edge della rete, ovvero in corrispondenza del segmento di accesso radio dove i dati vengono generati e consumati dopo essere stati processati. MEC rappresenta quindi un'alternativa a bassa latenza al cloud centralizzato, in quanto arricchisce l'edge della rete attraverso server cloud, fornendo capacità di elaborazione e memorizzazione in prossimità degli utenti. I vantaggi apportati rispetto ad una soluzione cloud centralizzata sono la bassa latenza e l'accesso di informazioni real time, il che permette di introdurre nel mercato applicazioni altamente contestualizzate, una riduzione della quantità di traffico che viaggia verso la core network e lato utente sia una maggiore qualità di esperienza, mentre lo svantaggio risiede nella minore disponibilità di risorse rispetto al cloud. La seguente slide mostra l'architettura così come standardizzata da Lexi, e in particolare i blocchi principali sono il MacOS Level Management e il Mac System Level Management. Il MacOS rappresenta il server fisico che viene collocato all'edge della rete e che fornisce risorse di computazione e memorizzazione per un'infrastruttura di virtualizzazione che permette di eseguire le Mac application come entità software. Il MacOS Level Management comprende invece il Virtualization Infrastructure Manager, che è responsabile dell'allocazione e del rilascio delle risorse virtualizzate del singolo MacOS, e il Mac Platform Manager, che fornisce funzionalità di gestione della Mac Platform e del ciclo di vita delle Mac Application. Infine, il Mac System Level Management, il cui blocco principale è il Mobile Edge Orchestrator, ha il compito di mantenere una visione globale di tutti i MacOS dispiegati nel sistema, delle applicazioni distanziate e della topologia di rete. Alla luce quindi delle caratteristiche elencate per quanto riguarda il paradigma Mac, possiamo dire che lo scopo della tesi consiste nell'analizzare la possibilità di implementare la funzionalità di controllo longitudinale utilizzando appunto il paradigma di mobile edge computing. Abbiamo quindi un platoon di veicoli in cui ciascun veicolo è dotato di connettività 4G-5G che gli permette di comunicare con le node B e con il Mac server tramite Link V2N, mentre tramite comunicazioni di call-to-vehicle ciascun veicolo può comunicare con gli altri membri del platoon. L'utilizzo dell'infrastruttura edge comporta che, a differenza delle soluzioni convenzionali, la dinamica longitudinale del platoon non venga più gestita tramite CACC implementato a bordo di ciascun veicolo. Infatti, si assume nel lavoro di tesi che il CACC venga rimosso dai veicoli e implementato come servizio virtualizzato fornito dalla rete cellulare in esecuzione all'interno del Mac server. E le due applicazioni che realizzano questo controllo sono il Virtual Platoon e il Longitudinal Controller. La seguente slide mostra un'architettura più dettagliata del servizio di controllo, in cui viene evidenziato come le funzionalità vengono distribuite tra veicoli, tra platoon e Mac server. Infatti, lato platoon abbiamo la platoon application che inoltra ad ogni ciclo di aggiornamento i parametri, quindi posizione, velocità, accelerazione di tutti i membri del platoon al virtual platoon. Il virtual platoon funge invece da interfaccia tra la platoon application e il longitudinal controller, in quanto riceve questi dati e li inoltra al longitudinal controller, però in una visione più ampia può anche per esempio arricchire questi dati con informazioni aggiuntive provenienti da altre sorgenti oppure con funzionalità addizionali come quelle di aggregazione e analisi dei dati. Infine, il Longitudinal Controller detta l'andamento del leader del platoon e calcola anche sulla base di un algoritmo di controllo che viene scelto tra quelli disponibili in letteratura il valore di accelerazione desiderato per ciascun membro del platoon. Questo valore viene poi inoltrato al Virtual Platoon che viene comunicato in downlink al platoon. La tesi, diciamo, i tool utilizzati nella tesi sono stati sostanzialmente due, e sono Sumo per quanto riguarda la realizzazione dell'ambiente veicolare. Infatti, Sumo rappresenta una suite di utilities che comprende un insieme di tool che permettono di creare e customizzare topologie di rete anche molto complesse. In particolare, tra le varie utility è presente un'interfaccia di controllo remoto che prende il nome di Tresi, che fornisce l'API Python per interagire al runtime con la simulazione. Infine, Docker è stato utilizzato per la realizzazione delle Mac application, in quanto rappresenta la piattaforma leader nella tecnologia software per sviluppare, dispiegare ed eseguire applicazioni virtualizzate sotto forma di container. L'implementazione del framework è stata condotta sviluppando un ambiente di simulazione interamente implementato all'interno di una virtual machine Ubuntu. In particolare, l'ambiente di simulazione comprende l'ambiente veicolare realizzato tramite Sumo, che consiste in una topologia di rete customizzata costituita da un'autostrada di lunghezza 5 km, in cui viene generata una domanda di traffico costituita da un platoon di 6 veicoli, di cui un leader e 5 membri del platoon. Tutti questi veicoli hanno anche delle caratteristiche associate come lunghezza e massimi valori di accelerazione e decelerazione. Abbiamo poi lo script Tresi, che è stato appositamente implementato per svolgere le funzionalità che vengono svolte dalla platoon application, quindi
ottiene a runtime, diciamo, i parametri relativi ai veicoli, li inoltra al virtual platoon e riceve dal virtual platoon i valori desiderati di accelerazione, settando poi il comportamento a runtime per quanto riguarda i veicoli all'interno della simulazione. Infine, all'interno del dominio Docker sono presenti il virtual platoon e il longitudinal controller, entrambi eseguiti come container. Il punto principale rappresenta il link V2N tra Tresi e l'ambiente Docker, che rappresenta alla fine l'interfaccia tra il platoon e il Mac server. Questo è stato implementato tramite Socket UDP, che è disponibile in Python tramite delle apposite librerie. Il primo scenario analizzato è quindi lo scenario ideale, ovvero lo scenario in cui le condizioni di canale nell'interfaccia tra platoon e Mac server sono ideali. L'analisi è stata condotta facendo variare il comportamento del leader del platoon a istanti predeterminati, mentre tutti gli altri membri del platoon, tramite algoritmo di controllo implementato come MacUp, dovevano seguire, diciamo, questo andamento. E i risultati ottenuti sostanzialmente ci fanno vedere come tutti i platoon member, tutti i membri del platoon, seguono perfettamente l'andamento del leader. Infatti, gli andamenti risultano essere sovrapposti, il che vuol dire che si adattano immediatamente ai cambiamenti di velocità, quindi accelerazione e decelerazione. Questi risultati ottenuti sono uguali a quelli che si otterrebbero nel caso in cui il CCC fosse direttamente implementato a bordo di ciascun veicolo. Quindi viene reso trasparente l'utilizzo di un servizio virtualizzato a legge della rete anziché di un hardware locale. In basso invece vengono mostrati i corrispondenti profili delle distanze interveicolari tra ciascun platoon member, che sono ottenute settando un valore di distanza interveicolare target pari a 20 metri. Ciò vuol dire che ogni membro del platoon tende a posto ad una distanza di 20 metri rispetto al veicolo precedente. Il secondo scenario invece è lo scenario più realistico, diciamo, lo scenario più realistico in cui la variabilità delle condizioni di canale viene riportata all'interno della simulazione, settando differenti valori di packet loss nell'interfaccia tra platoon ed NOD, e quindi Mac server. In particolare i risultati mostrati sono quelli relativi ad una percentuale di packet loss del 20%. Ovviamente utilizzando UDP come protocollo di trasporto, nel momento in cui viene perso il pacchetto, non sono previsti meccanismi di ritrasmissione, per cui si verifica la perdita del valore aggiornato di accelerazione per quel determinato ciclo di aggiornamento. E questo ha un impatto per quanto riguarda sia l'andamento delle velocità, sia l'andamento delle distanze. Infatti, per quanto riguarda le velocità, possiamo vedere degli andamenti meno regolari e più a gradino, che sono causati appunto alla perdita di informazione nel ciclo di aggiornamento, il che fa sì che il cambiamento di velocità nel ciclo di aggiornamento successivo sia più repentino al fine di raggiungere la distanza interveicolare target. Per questo comportamento influenza anche le distanze tra i membri del platoon. Infatti possiamo vedere come subiscano delle escursioni molto pronunciate, quindi aumentando e diminuendo sensibilmente durante i periodi di accelerazione o decelerazione. Questo quindi potrebbe anche portare ad un azzeramento della distanza interveicolare e quindi possibili collisioni tra veicoli. Infine, l'ultimo scenario analizzato è lo scenario con doppio controller. Infatti, per eliminare il degrado delle prestazioni che si è verificato nel caso in cui il platoon viene governato dal singolo controller, è stato deciso di introdurre ridondanza, quindi replicando le due Mac application su due Mac server differenti. Quindi il platoon in questo caso non è governato, non è controllato da un singolo Mac server, ma da due Mac server contemporaneamente. E ovviamente, avendo due interfacce con le diverse BS, sono stati settati diversi valori di packet loss, rispettivamente 30% sull'interfaccia verso la BS1 e 5% verso la BS2. Questo caso corrisponde per esempio al caso in cui il platoon si muove dall'area di copertura di una BS verso l'altra. I risultati ottenuti in questo caso dimostrano, sostanzialmente sono identici a quelli che sono stati ottenuti nel caso ideale, e questo quindi fa capire come la perdita del pacchetto in una delle due interfacce viene poi compensata dalla presenza del secondo controller. Quindi in ogni ciclo di aggiornamento il platoon riceve almeno un valore di accelerazione. L'analisi condotta ha quindi dimostrato come la replicazione delle due Mac application garantisce la robustezza del framework e quindi rende questo approccio Mac-based fattibile ed affidabile. In prospettiva, estendendo questi risultati anche a tutte le altre manovre coinvolte all'interno del platoon, è possibile ottenere un platoon completamente implementato, completamente controllato da legge, che è in grado di prendere delle decisioni più consapevoli grazie allo scambio di informazioni con altre sorgenti. Infine, possibili estensioni del lavoro potrebbero riguardare ad esempio l'utilizzo di tool specifici per simulare protocolli di comunicazione tra platoon e Mac server, oppure tra vari membri del platoon, oppure l'introduzione di parametri addizionali in input al controller per evidenziare al meglio i vantaggi derivanti da un approccio Mac-based. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei, molto bene, un ottimo lavoro, complimenti. Io dicevo all'inizio, il lavoro è stato svolto nell'ambito di una esperienza Erasmus, se non mi sbaglio. Dove è stata fatta Sì, questa? in Germania, in particolare nella città di Dresda, alla Technische Universität. Bene, è stata un'esperienza positiva, immagino.
Sì, sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista, diciamo, umano che dal punto di vista accademico. Benissimo, benissimo, fa piacere. C'è qualche domanda tecnica invece? Diciamo, Francesco, io se Ah, già, possibile. professor Lacks, prego. Sì, mi unisco ai complimenti del presidente per aver scelto di fare la tesi Erasmus fuori, ma soprattutto anche per i risultati che ho ottenuto. Una tesi, ho avuto il piacere di leggerla. Ho visto che ha fatto sia non soltanto l'aspetto sperimentale, ma ha lavorato anche sull'aspetto del protocollo, quindi anche sull'approccio. Quindi questo è molto interessante. Io volevo ricollegarmi un attimo alle ultime slide. Insomma, so che non è il core della sua tesi, quindi magari la domanda la può spiazzare un po', però chiaramente la domanda vuole soltanto capire se ha pensato allo sviluppo successivo, cioè voi vi siete messi in un contesto in cui diciamo tutto funziona o perlomeno funziona la maggior parte del tempo, e poi si può verificare qualche perdita di qualche pacchetto, eccetera, eccetera. È chiaro che nella realtà, quando un sistema del genere dovesse andare in funzione realmente, uno dovrebbe prevedere anche comportamenti maliziosi, attacchi da parte di utenti che magari hanno un veicolo configurato per spedire informazioni errate, volutamente errate per provocare disagi. Ora, ripeto, so che non è il core della sua tesi, però di fronte a problemi di questo tipo qua, come pensa si debba modificare l'architettura o il protocollo per cercare di superare queste eventuali criticità? Allora sì, sostanzialmente diciamo all'interno della simulazione, nel momento in cui si verifica l'instaurazione della connessione, anche se di connessione non si può parlare visto che si utilizza UDP, viene previsto sostanzialmente l'invio di un messaggio da parte del controller al platoon. Quindi magari in quel momento si potrebbero anche prevedere dei meccanismi di autenticazione, magari tra platoon e controller, quindi implementato come Mac application, oppure magari altri meccanismi di sicurezza potrebbero essere implementati nei servizi che sono presenti nella Mac Platform, visto che quei servizi comunque sono dei servizi che possono essere offerti, sono complementari per tutte le Mac application. Però in generale l'aspetto della sicurezza non è ancora stato molto studiato nell'ambito del Mac, infatti diciamo, è un poco nebulosa la situazione perché c'è la cooperazione tra tanti ambienti, quindi per esempio appartenente a tanti operatori di rete, quindi in questo caso gli attacchi possono aumentare, diciamo, possono riguardare, ci sono tanti tipi di attacchi perché appunto i domini sono tanti, per esempio un attacco diciamo, come man in the middle, diciamo, quindi tra Platoon e quindi il Mac server, oppure attacchi a livello proprio dell'applicazione, quindi proprio per questo ancora non è stato molto sviluppato l'aspetto della sicurezza, quindi sì, è vero, magari tutte queste applicazioni veicolari promettono la latenza o promettono di supportare casi d'uso molto sfidanti, però poi alla fine a livello di sicurezza ancora la problematica non è stata affrontata nel dettaglio. Sì, no, immagino, infatti chiaramente una domanda rivolta al futuro, quando poi quelle tecnologie verranno messe in funzione. Grazie comunque per la risposta che è stata completa. Grazie ancora. Perfetto, Prego. qualche altra domanda? Curiosità da parte dei commissari? Sembra di no. Bene, grazie, signor Dabbene. Ci vediamo poi per le proclamazioni. E passerei all'ultimo candidato della mattinata, che invece è il signor Vincenzo Prescigno, il quale ci parlerà di una tesi svolta dal titolo Virtualizzazione di un router domestico, di cui è relatore la relatrice la professoressa Claudia Campolo e correlatore il professor Giuseppe Ruggeri. Vediamo se. Sì. Buongiorno Buongiorno a tutti. Prescigno, salve a lei, prego. Allora, il titolo della tesi l'ha già detto lei, l'utilizzazione di un router domestico. Allora, utilizzando queste linee guida faremo diciamo, un excursus diciamo, nel lavoro di tesi. Praticamente partiremo dallo status quo del networking e il paradigma della network function virtualization. Dopo passeremo al router domestico oggi e la virtualizzazione del router domestico, che è un aspetto che noi abbiamo considerato in questo lavoro. E dopo, come conclusione della tesi, valuteremo il setup sperimentale, i risultati diciamo, ottenuti e eventuali conclusioni dei lavori futuri. Allora, la rete attuale, quella tradizionale, si basa su apparati hardware dedicati, che sono diciamo, costituiti da un hardware proprietario e dove il software che praticamente li fa funzionare è strettamente legato all'hardware sottostante, così che, diciamo,
queste reti esistono, anzi, coesistono, diciamo, apparati multivendor di diversi produttori che praticamente hanno, diciamo, delle interfacce, magari sono anche proprietarie, e anche diciamo, il protocollo tra queste diciamo, interfacce è legato, diciamo, al singolo vendor. A livello, diciamo, di rete, le funzionalità sono quelle, diciamo, solite di un gateway che fa praticamente da DHCP, firewall, routing IP, e ha la funzionalità di NAT per l'istradamento. Dopo ci sono anche altre funzioni tipo IPTV, il VoIP, e ci sono anche altre funzioni più avanzate come la gestione dei flussi, in base diciamo, alla qualità of service richiesta, diciamo, dal flusso stesso, e il controllo di congestione. Diciamo, lo svantaggio già l'ho anticipato, è la presenza di questi apparati che sono legacy, che sono costosi e dopo sono con tecnologia proprietaria e sono così che po sono poco flessibili, cioè, nel senso che tra di loro non hanno una possibilità di poter, diciamo, coesistere in maniera aperta, e c'è infatti la difficoltà di accoppiamento delle funzioni tra questi apparati. Allora, per venire incontro, diciamo, a queste difficoltà che si sono sempre, diciamo, più manifestate nel corso del tempo, è venuto incontro la Network Functional Utilization, che è un paradigma, una tecnologia abilitante della tecnologia 5G. In questa tecnologia, le funzionali di rete, sia quelle fisse che quelle mobili, diventano delle applicazioni software, sono praticamente delle funzioni virtualizzate, che vengono, diciamo, in qualche maniera sul supporto, diciamo, di astrazione sia macchina virtuale sia altre tipologie tipo i container, vengono in qualche maniera fatte funzionare con queste strade di virtualizzazione. Il vantaggio sta principalmente che si possono utilizzare dispositivi, diciamo, generici hardware che non hanno, diciamo, il vincolo del fatto di essere proprietari. Allora, il vantaggio è nell'utilizzazione delle risorse fisiche, perché in una stessa macchina fisica si possono far funzionare diverse macchine virtuali. Dopo c'è la dinamicità della capacità, diciamo, di queste risorse allocate, così che, diciamo, ci può essere una certa elasticità diciamo, all'aumentare delle condizioni di traffico di rete. È possibile stanziare eventuali altre macchine virtuali con un criterio, diciamo, di bilanciamento, diciamo, di queste funzionalità sulla macchina fisica. Dopo c'è un'altra affidabilità, diciamo, in caso dei guasti, perché diciamo, normalmente il singolo punto di guasto è un problema molto, diciamo, sentito in ambito delle reti, perché non si ha praticamente la continuità del servizio stesso. A me, diciamo, delle macchine virtuali aumenta la ridondanza, così che in momenti, diciamo, di guasti o di maggior, diciamo, richiesta di traffico, è possibile far migrare queste funzionalità su diverse macchine fisiche che sono poste principalmente nel paradigma NFV sull'edge della rete, cioè sono praticamente al primo punto di accesso della rete. Anche recentemente, ricollegandoci a prima, c'è anche una riconfigurazione veloce della rete, così che se ci sono dei problemi, diciamo, sui link di collegamento, è possibile con una riconfigurazione veloce fare in modo che queste, diciamo, funzionalità siano già, diciamo, disponibili in breve tempo. La cosa, diciamo, più importante è che c'è una riduzione, diciamo, dei costi di esercizio, perché non bisognerà più utilizzare le macchine, diciamo, che sono proprietarie, ma si possono utilizzare le macchine comuni, dove quelle che, diciamo, che fa la differenza sarà il software che andrà ad essere, diciamo, a implementare le funzionalità di rete. Ora, l'home networking è, diciamo, l'ambiente di rete domestico, e in questo periodo sta subendo, diciamo, delle modifiche, perché con la presenza di ulteriori, diciamo, servizi che vengono richiesti dall'utente, e anche quelli messi a disposizione dai vari operatori di rete, si ha praticamente la necessità di avere un ambiente domestico di rete che abbia delle funzionalità evolute rispetto al passato. Allora, il Residential Gateway è l'elemento chiave di questa rete, sarebbe il classico router domestico, quello fornito normalmente, diciamo, o in comodato d'uso o acquistato dall'utente.
I pro sono nella facilità di configurazione. Questi router, diciamo, questi modem sono essenzialmente, diciamo, facili da configurare perché hanno un'interfaccia web con le funzionalità di base richieste. I contro sono che sono costi, diciamo, di distribuzione e manutenzione da parte, diciamo, degli operatori di rete che devono provvedere alla distribuzione di questi apparati e la manutenzione e sostituzione in caso di guasto. L'altro problema è che al presentarsi di eventuali, diciamo, aggiunta di funzionalità oppure diciamo aggiornamenti di firmware normalmente ci sono de delle grosse difficoltà perché anche lo stesso modello di apparato può presentare delle piccole diciamo differenze a livello di hardware che non consente un firmware diciamo agevole e dopo il problema principale è anche il singolo punto di guasto. In caso di guasto non c'è la possibilità diciamo di poter, diciamo, accedere alla rete, e questo è una cosa penalizzante per gli utenti e anche a livello di clientela, diciamo, ci potrebbero essere dei problemi anche come, diciamo, anche come cambio d'operatore eventualmente, perché magari non ti concede, diciamo, di sostituire in tempi brevi l'apparato, eccetera, eccetera. Allora, la situazione del router domestico è il Virtual Residential Gateway. Si può implementare, diciamo, su una macchina virtuale dove la funzionalità di questo, diciamo, di questo apparato viene posto nell'edge node della Core Network. E questo tipo di, diciamo, di realizzazione riesce anche a sostituire degli apparati più performanti presenti sul mercato con costi anche, diciamo, elevati. E noi possiamo praticamente, anche con dei dispositivi che andremo a vedere, che sono, diciamo, diciamo di single board cost, computer economici, riuscire a fare le stesse funzionalità di diciamo, un router diciamo, di fascia medio-alta come prestazioni. Allora, il pro di questa virtualizzazione vengono diciamo, in introduzione più veloce dei nuovi servizi o l'aggiunta di funzionalità a quelle esistenti, la riduzione delle percentuali di guasto, la facilità di personalizzazione del software, la riduzione dei costi, diciamo, di call center e di distribuzione del prodotto. Il dispositivo domestico è più economico ed efficiente, ed è più economico ed efficiente di un dispositivo domestico, questa funzionalità. Il contro è che si potrebbe prevedere una sensibile riduzione della qualità dell'esperimentazione dell'utente. Come contributo della tesi, noi abbiamo effettuato una campagna diciamo, di misure per valutare la fattibilità diciamo, di un progetto di questo tipo e abbiamo fatto praticamente su una funzione virtualizzata che praticamente emula il firewall presso l'edge node della rete. Abbiamo fatto diciamo, questa campagna di misure per vedere l'efficienza. Diciamo, in termini di degradazione diciamo, delle prestazioni di questo gateway virtuale. E per fare, diciamo, la valutazione abbiamo utilizzato delle routine di Linux, degli script bash in pratica. Allora, l'architettura proposta, abbiamo praticamente virtualizzato tre funzioni che possiamo vedere, diciamo, nella slide. La prima si occupa della funzione di firewall e di stradamento, diciamo, di tutti i pacchetti. La seconda è un server VoIP e la terza è un content server per il contenuto multimediale. Il router domestico che noi abbiamo implementato abbiamo utilizzato un Arduino UN. Diciamo come una scheda diciamo, di configurazione single board computer che ha un sistema embedded OpenWrt. Come diciamo con modo di hardware abbiamo utilizzato un dispositivo generico, un notebook e praticamente abbiamo posto la nostra attenzione sulla criticità diciamo, della funzione virtualizzata del router. Perché è quella che si deve occupare dell'istradamento e ha un carico di lavoro, diciamo, maggiore rispetto alle altre due, diciamo, funzioni virtualizzate. Allora, come ho già anticipato, il nostro obiettivo è misurare le risorse hardware richieste da questa funzione. E a tal fine abbiamo utilizzato due strumenti. Il primo si chiama Hyperv3 ed è praticamente un simulatore di rete e ci ha generato un traffico, diciamo, di natura sintetica con dei rate da noi. Abbiamo cominciato con un rate
di 100 megabit al secondo per, diciamo, arrivare fino al gigabit al secondo, che è quello di una connessione FTTH attuale. Come secondo, diciamo, strumento abbiamo usato ActOp, che è un programma di task manager per Linux, che ci consente, rispetto, diciamo, alla funzione, diciamo, dal programma TOP, una maggiore, diciamo, specificità dei processi che sono utilizzati, perché andiamo a vedere i singoli thread istanziati dal processo stesso. Allora, il trasferimento di traffico generato dal client IPERF3 verso il server IPERF3 è stato instradato, diciamo, verso la nostra funzione virtualizzata di gateway, e abbiamo cominciato con i valori più bassi di rate, con la macchina scarica completamente, e dopo abbiamo cominciato con valori da 100 megabit, incrementando, diciamo, fino al valore massimo di un gigabit per secondo. Allora, l'aumentare del traffico generato, in base, diciamo, all'output generato dal nostro script bash, abbiamo fatto questa serie, diciamo, di misure a finestre temporali molto ampie, intorno ai 60 secondi, e abbiamo fatto una molte serie di misure su diversi, diciamo, rate imposti, e abbiamo fatto una media del consumo della CPU assegnata al processo della macchina virtuale. E abbiamo visto che praticamente c'è un aumento, come si può vedere dalla figura, che è arrivato al valore di circa il 52% del CPU, diciamo, richiesto dalla macchina. Abbiamo cominciato anche mettendo un numero di regole, diciamo, basse, e abbiamo incrementato le regole fino, diciamo, ai valori, diciamo, di utilizzo normale di una media, intorno ai 150-200 regole di firewall circa. E al tempo stesso abbiamo provato a diminuire la quantità di memoria RAM, diciamo, allocata sulla macchina fisica. Al diminuire di questa, diciamo, quantità di memoria, abbiamo visto che cominciavano ad esserci dei fenomeni di swapping di disco della macchina virtuale. E cosicché, diciamo, abbiamo visto che a un certo punto cominciavano ad esserci, diciamo, troppi accessi di I/O al disco, diciamo, virtualizzato. E nel contempo abbiamo anche visto che c'è una leggera perdita di pacchetti, che però sono, diciamo, sono trascurabili, perché non è una grossa perdita di pacchetti. Allora, le risorse fisiche che abbiamo richiesto a questa virtual machine ci hanno dato l'idea più o meno delle condizioni in cui potrebbe esserci, diciamo, su un edge node reale della core network, una macchina virtuale che emula le stesse funzioni. Noi praticamente abbiamo utilizzato diciamo, uno stato di virtualizzazione fornito da VirtualBox, che, diciamo, è quello, diciamo, essenziale. Io penso che comunque, utilizzando diciamo, delle macchine virtuali, diciamo, più performanti, ci sarebbe stata anche la possibilità eventualmente di bilanciare il carico in maniera dinamica, cosicché, diciamo, una singola macchina virtuale che è in esecuzione, al momento di necessità si poteva automaticamente far avviare un'altra macchina virtuale per, diciamo, ripartire il carico diciamo, di questa macchina. Noi abbiamo utilizzato come ambiente di lavoro diciamo, un ambiente di testing, dove non abbiamo, diciamo, considerato diciamo, un ambiente reale con degli smart device. Diciamo, come futuro si potrebbe proporre di fare un lavoro eventualmente utilizzando delle macchine, cioè dei dispositivi reali sul traffico generato realmente e non virtuale, come abbiamo fatto noi. Ok, grazie, grazie Vecigno. Una domanda breve, c'è qualcuno che può. Sì, io avrei Interessato a qualche intervento? Sì, una prego. curiosità. Mentre sono chiarissimi ovviamente tutti i vantaggi che questa tecnologia, insomma, questo approccio può portare in futuro in termini di affidabilità e anche, insomma, di analisi del traffico e quant'altro, secondo lei, diciamo, quali potrebbero essere degli svantaggi netti di questa virtualizzazione? Come svantaggio, bisognerebbe vedere un attimino diciamo, l'utente cosa andrà a sperimentare in fase, diciamo, di implementazione reale di questa macchina sul server, perché bisognerebbe fare degli studi in base alla latenza che sperimentano, sulla qualità del servizio che percepiscono loro, gli utenti.
Io non ho avuto contezza di fare una cosa del genere perché abbiamo solamente virtualizzato la funzione, diciamo, cioè, del gateway, però bisognerebbe provare effettivamente se ci sia una perdita dei pacchetti, se c'è una fluidità del video, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente sono in termini di performance rilevate dagli utenti. Perfetto. Di risorse utilizzate, della fattibilità attuale. Allora, poi ovviamente cambiando l'hardware mi immagino insomma che poi questa performance comunque non sia netta. Hanno degli hardware con 24-36 core, cioè memoria molto più elevata, hanno anche un software di virtualizzazione che è molto più performante rispetto a quello utilizzato da noi. Perfetto, grazie. Prego. Bene, grazie signor Recinio. Lei tra l'altro credo sia uno studente lavoratore, se non mi sbaglio, ma si occupa, diciamo, affronta questo tipo di problematiche anche in ambito lavorativo. Sì, lavoro al liceo scientifico Da Vinci di Reggio Calabria, mi occupo della parte tecnica, perciò diciamo Bene, ho fatto un si vede lavoro. insomma che vive sulla sua pelle, come dire, queste problematiche che effettivamente sono, posso testimoniare, sono veramente un incubo per molte persone. Va bene, grazie. Allora, con il signor Rescigno noi abbiamo completato l'elenco dei candidati della mattinata, quindi a questo punto diciamo, possiamo terminare questa prima parte della riunione e della commissione e che adesso prosegue in riunione privata per l'attribuzione dei voti. Penso che ci potremo rivedere orientativamente fra 10-15 minuti, grosso modo, per le proclamazioni. A fra poco, allora.
Allora, eccoci tornati in streaming per completare, diciamo, la mattinata con la proclamazione dei neolaureati e procederemo chiamando uno alla volta i candidati appunto nello stesso ordine in cui hanno presentato la loro tesi. Quindi cominciamo con laurea in Ingegneria dell'Informazione. In nome della Repubblica Italiana, in virtù dei poteri concessimi per delega dal magnifico Rettore dell'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria, conferisco alla signora Anna Biondo il titolo di dottore in Ingegneria dell'Informazione ai sensi del DM 270 del 2004 con voti 93 su 110. Grazie. Complimenti. Complimenti. Una stretta di mano virtuale da parte di tutti i membri della Commissione. Passiamo a Francesco Fotia. In nome della Repubblica Italiana, in virtù dei poteri concessimi per delega dal magnifico Rettore dell'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria, conferisco al signor Francesco Fotia il titolo di dottore in Ingegneria dell'Informazione ai sensi del DM 270 del 2004 con voti 96 su 110. Complimenti anche a lei, auguri. Alessia Laino, in nome della Repubblica Italiana, in virtù dei poteri concessimi per delega dal magnifico Rettore dell'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria, conferisco alla signora Alessia Laino il titolo di dottore in Ingegneria dell'Informazione ai sensi del DM 270 del 2004 con voti 106 su 110. Congratulazioni, Grazie. auguri anche a lei. Marco Antonio Praticò, in nome della Repubblica Italiana, in virtù dei poteri concessimi per delega dal magnifico Rettore dell'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria, conferisco al signor Marco Antonio Praticò il titolo di dottore in Ingegneria dell'Informazione ai sensi del DM 270 del 2004 con voti 87 su 110. Auguri anche a lei, Praticò. Grazie. E Giuseppe Princi, in nome della Repubblica Italiana, in virtù dei poteri concessimi per delega dal magnifico Rettore dell'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria, conferisco al signor Giuseppe Princi il titolo di dottore in Ingegneria dell'Informazione ai sensi del DM 270 del 2004 con voti 96 su 110. Auguri. E anche a lei una stretta di mano da parte di tutta la Commissione. Poi, con l'impegno di rinnovare queste strette di mano, diciamo, di persona, non appena questo sarà possibile. E passiamo adesso invece ai neolaureati in ingegneria, laurea magistrale in ingegneria informatica e sistemi per telecomunicazioni. Signor Dabbene. In nome della Repubblica Italiana, in virtù dei poteri concessimi per delega dal magnifico Rettore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, conferisco al signor Salvatore Dabbene il titolo di dottore magistrale in ingegneria informatica e dei sistemi per le telecomunicazioni ai sensi del DM 270 del 2004 con voti 110 su 110 e lode. Auguri, signor Dabbene. Stretta di mano virtuale anche a lei. In nome della Repubblica Italiana, in virtù dei poteri concessimi per delega dal magnifico Rettore dell'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria, conferisco al signor Vincenzo Rescigno il titolo di dottore magistrale in ingegneria informatica e dei sistemi per le telecomunicazioni ai sensi del DM 270 del 2004 con voti 90 su 110. Auguri, signor Rescigno, complimenti. Congratulazioni da parte di tutta la Commissione. Io, diciamo, la cosa è, la mattinata ha preso un po' più tempo del previsto, quindi insomma sarò brevissimo. Veramente volevo esprimere le congratulazioni da parte di tutta la Commissione per l'obiettivo, importante l'obiettivo che avete raggiunto. In alcuni casi è accaduto qualcosa. In alcuni casi, diciamo, un obiettivo finale, potremmo dire, perché diciamo, con la laurea magistrale veramente si può affrontare il mondo del lavoro con una
una grande fiducia, diciamo, una grande, con tutte le carte in regola per poter, diciamo, occupare posizioni di grande importanza, di grande responsabilità e perché no, anche ben remunerate, questo non dimentichiamolo. E poi ci sono gli ingegneri junior a cui anche va tutta la no vanno tutte le nostre congratulazioni, per avete visto insomma la varietà, ecco, mi rivolgo anche a chi ci sta ascoltando, amici, parenti dei candidati, avete visto la varietà dei temi trattati e che testimoniano in qualche modo la pervasività di quello che è la scienza dell'ingegneria dell'informazione, veramente la troviamo applicata in ogni contesto. Per gli ingegneri junior, chiamiamoli così, ma per modo di dire, perché anche per loro, volendo, le porte del mondo del lavoro sono spalancate, lo sappiamo benissimo, ce lo dicono tutte le statistiche. Ma insomma, io mi sentirei anche di raccomandare agli neo ingegneri dell'ingegneria dell'informazione di prendere in considerazione seriamente l'idea di continuare gli studi, magari anche parallelamente ad un lavoro, perché no, questo è possibile concordare, diciamo, delle modalità di funzione dei corsi di studio anche essendo studenti lavoratori. Quindi prendete in considerazione seriamente questa cosa perché diciamo, non c'è dubbio che in ogni caso una preparazione superiore offre maggiori opportunità, cioè la possibilità di scegliere, diciamo, fra più opportunità e anche l'aspetto remunerativo, diciamo, è anche molto importante. Noi vediamo no, tutte le statistiche, ce lo dico, ma insomma anche parlando con i nostri ex studenti che senza, diciamo, svelare non troppi segreti, ma in realtà, diciamo, forse con una laurea triennale il stipendio iniziale si aggira sui 1.100-1.200 euro, con una laurea magistrale si comincia a partire già dai 1.600-1.700 euro, quindi diciamo, c'è effettivamente, diciamo, lo sforzo in più che viene compiuto, gli approfondimenti, gli studi che vengono fatti hanno poi un giusto, come dire, una giusta ricompensa. E niente, i nostri corsi di studio si sono in parte rinnovati, si rinnoveranno a partire dal 2020-2021, già la triennale abbiamo introdotto, questo lo dico per, diciamo, voi avete superato questo scoglio, però magari lo dico per chi ci ascolta, altri parenti, amici, alla laurea triennale in Ingegneria dell'Informazione da quest'anno si presenta con tre indirizzi, uno in Internet. Sicurezza, un indirizzo che si chiama Internet e Sicurezza, un altro indirizzo che si chiama invece Elettronica e Biomedica, un terzo indirizzo di Intelligent Transportation Systems. Quindi diciamo sono tre ambiti, tre branche nelle quali il Dipartimento è molto forte dal punto di vista della ricerca e quindi ha inteso mettere a disposizione della collettività queste sue competenze scientifiche di ricerca per formare poi persone che siano in grado di utilizzare queste competenze in qualsiasi contesto e se siano richieste. Quindi, diciamo, questo è stato il nostro obiettivo. E per quanto riguarda le lauree magistrali anche presentano le due lauree magistrali, Ingegneria Informatica dei Sistemi di Telecomunicazione e Ingegneria Elettronica, presentano al loro interno delle specializzazioni. È stata fatta qualche settimana fa, un paio di settimane fa, abbiamo fatto una giornata proprio per illustrare queste varie specializzazioni ai nostri studenti, contenute all'interno delle magistrali, quindi diciamo, non mi trattengo ulteriormente, ma insomma c'è la possibilità anche all'interno delle due magistrali di specializzarsi in ambiti che sono come dire, modernissimi, che sono quelle che il mercato del lavoro chiede in maniera anche ossessiva, devo dire, nei nostri confronti, nei corsi, nei confronti di noi docenti, che veniamo continuamente, diciamo, sollecitati a formare persone che siano in grado, che abbiano competenze in questi ambiti, insomma, che intorno ai quali poi abbiamo costruito i nostri corsi di laurea magistrale. Mi fermo qui, io faccio un forte in bocca al lupo a tutti, adesso c'è magari qualche giorno per rilassarsi un pochino, però insomma poi non perdete il ritmo in ogni caso, ciascuno di voi, qualcuno già lavora, qualcuno no, insomma sono, ma l'importante è non perdere il ritmo, anche con lo studio per chi ha intenzione di proseguire. Grazie a tutti e ancora complimenti da parte mia e da parte di tutta la Commissione.